Ok, comincia. Bene, l'ora di pranzo è quella lontana, però non già lo capite. Cominciamo oggi il calcolo integrale, la seconda parte del programma, lo vedremo solo a grandi linee sui punti principali. Okay. La presentazione non è ancora completa, ma appena l'ho completata la metto con lo sfondo bianco per scaricarmi adesso. E vediamo un problema che abbiamo già incontrato, un problema vecchio. Quando abbiamo studiato il moto della pallina in acqua, avevamo a disposizione la legge di Stokes che ci dice qual è il tipo di forza di attrito che agisce sulla pallina ed è proporzionale alla velocità con la costante relativa, se la velocità è abbastanza bassa. Quindi nota che sia la forza che agisce su un oggetto, qual è il tipo di moto. Possiamo calcolare il tipo di moto dell'oggetto, del corpo soggetto a quella forza, ma la forza è proporzionale all'accelerazione, che è la derivata della velocità rispetto al tempo. Quindi se divido per la massa ho un'equazione che lega la funzione velocità, cioè del tempo, alla sua derivata prima. Questa è una questione differenziale che lega una funzione alla sua derivata. In questo particolare caso siamo in questione differenziale del primo ordine, perché figurano derivate prime. Okay? Ed è lineare perché la funzione incognita appare alla prima potenza. A parte questo, si pone il problema di determinare la funzione conoscendone la derivata, in questo caso quella prima. Quindi in generale c'è il problema di dire, posto che io conosco la derivata, qual è la funzione di cui questa è la derivata. Esempio, se sono una funzione a derivata che è 2 volte x, mi ricordo che la derivata di x alla seconda è 2x e quindi deduco che la funzione è probabilmente x alla seconda. Quindi qua nessun problema. Ma c'è un ma, ditemi se vado troppo veloce. Potrebbe essere anche x alla seconda più 1, x alla seconda meno 7, o più qualsiasi cosa che non dipenda da x. Quindi non ho una sola soluzione, ahimè. Mentre la derivata di una funzione vi dà un unico risultato, okay, la funzione di cui io conosco la derivata in realtà è una classe di funzioni, tutte che differiscono, perché possono differire con una costante. Se conosco f', una possibile funzione di cui questa è la derivata viene detta funzione primitiva. Non perché sia più antica o meno evoluta, ma perché viene prima nel processo di derivazione. Si chiama primitiva una funzione, la funzione di cui quella è la derivata. La primitiva di f' è la f. Solo che purtroppo, per fortuna dipende, le primitive sono un'infinità di funzioni. Tutte che differiscono l'una dall'altra possono differire per una costante. Quindi vale questa proprietà che è un teorema. Dato che la derivata della costante è 0, e 0 può sempre aggiungerlo o toglierlo, qualunque sia la funzione, se questa ammette una primitiva, questa non è unica, ma sono primitive della stessa funzione anche tutte quelle che ottengo prendendo quella che ho trovato, in particolare i nostri 2x, aggiungendo o togliendo una costante qualsiasi. Cioè vale questa proprietà, la derivata di f di x è la stessa di quella che otterrei derivando f di x più o meno c, dove c è un numero o una espressione lunga così, basta che non dipenda da x. Quindi se la derivo rispetto a x ottengo 0. Ok, quindi ripeto, se ho una funzione,
La funzione primitiva di questa in realtà è una classe di funzioni, sono infinite possibili funzioni, tutte che differiscono per una quantità che non dipende da x. Prendiamo la c. La totalità delle primitive prende il nome di integrale indefinita e ha questo curioso simbolo che lo precede, questa che è una S allungata, notazione introdotta da Leibniz, nota bene, ed è seguito da questo differenziale tra un A, cioè più avanti vedremo il perché questa notazione ha un motivo particolare. Quindi il simbolo integrale di f di x in dx indica la totalità delle primitive, cioè l'integrale indefinita. Quindi se ho una primitiva, chiamiamola f grande di x, se aggiungo una qualsiasi costante, quello è l'integrale indefinita. Prende questo nome. E se calcolo, se riesco a calcolare una primitiva e quindi l'integrale infinito, la funzione si chiama, è detta, integrabile. F piccolo è integrabile se posso fare questa operazione, cioè posso trovare la F grande. Ok? Vale anche il seguente teorema. Qual è una condizione necessaria, ma sufficiente, scusate, affinché la funzione sia integrabile? Beh, se è continua, allora è integrabile. Se ho x uguale f di x continua in un dato intervallo, allora è integrabile, cioè ammette una primitiva e quindi ne ammette infinite. L'unico problema è che non tutte le funzioni integrabili hanno un integrale definito che è una funzione analitica semplice. Se io voglio la primitiva dell'esponenziale di x alla seconda, non la trovo, non esiste. Si può esprimere solo in uno sviluppo in serie, cioè una somma di infiniti termini. Oppure se x su x, quella funzione continua, l'intervallo non contiene lo zero, l'integrabile, ma l'integrale non è nel futuro. Se non riesco a scrivere in termini di funzione elementare, ma solo con una serie di infiniti. Beh, andiamo a dare un'occhiata più in dettaglio, posto cosa intendiamo con integrale, ma l'integrale delle funzioni elementari. Esempio, se la mia funzione, quello che c'è tra il segno di integrazione e il differenziale si chiama funzione integranda, ok? Il risultato di questa operazione è l'integrale indefinito. Se la mia funzione integranda è lo zero, quella è la funzione la cui derivata è lo zero, una costante qualsiasi, c, c, k, u, quello che chiamate come volete, basta che non dipenda da x. Il secondo caso è molto simile al primo, una costante particolare anziché 0, 1, solo che la costante è 1, la primitiva di 1 è x più c. E se derivo x ottengo 1. Se la mia funzione integrante è la x, allora la funzione la cui derivata è x è un mezzo di x alla seconda. Se derivo x alla seconda ho 2x, moltiplicato per un mezzo di 2 si semplifica, mi rimane x. Sempre più c. Se integro x alla seconda, quella è la derivata che mi dà la funzione la cui derivata mi dà x alla seconda, beh, è un terzo x alla terza, perché se ho x alla terza ho 3x alla seconda e quel 3 deve essere semplificato, altrimenti non mi darebbe x alla seconda come derivata. Questo si può generalizzare,
ha una potenza qualsiasi, tutto chiaro? Se ha una potenza qualsiasi, esponente n, a patto che, qua non si vede molto, se n non è meno 1, a patto che n non sia meno 1, allora la primitiva di x alla n è 1 su n più 1, cioè prendo l'esponente, lo aumento di 1 unità, per x alla n più 1. Se deriviamo questa abbiamo n più 1 per x alla n, e 2 si semplifica e mi rimane x alla n. Ecco perché non deve essere meno, perché altrimenti questo sarebbe 0. Ok? Nel caso invece che n sia meno 1, se voglio integrare x alla meno 1, cioè 1 su x, allora ottengo il logaritmo. La derivata del logaritmo è 1 fratto x. Attenzione, il logaritmo in valore assoluto. Perché? Perché 1 su x è definita dove? Qual è il dominio di 1 su x? X maggiore di 0. Ma io voglio integrare la funzione, ok, sia a destra che a sinistra dello 0. Mentre il dominio del logaritmo, se non ci fosse dello assoluto, quale sarebbe? Solo x maggiore di 0, mentre 1 su x è x diverso da 0. Ok? Quindi affinché io trovi la primitiva in tutto il dominio di questa funzione, è necessario che tengo conto del fatto che il logaritmo esiste solo per x maggiore di 0, quindi qui va messo un valore assoluto. Invertire le tabelle delle derivate elementari come la volta scorsa. Se devo integrare il coseno, ottengo il seno, perché la derivata del seno è il coseno. Se mi integrando il seno, ho meno coseno, perché la derivata del coseno è meno seno. Se derivo la tangente, questa è meno elementare, ho meno il logaritmo naturale del coseno di x. Questo lo otteniamo utilizzando la derivata del punto di composto. Elementare molto semplice è quella dell'esponenziale. Se integro e la x ottengo la funzione stessa, che è l'unica la cui derivata è uguale alla funzione stessa. Poi sono in generale le proprietà della funzione integrale indefinita. Risulta in realtà l'eredità dal fatto di essere la propagazione inversa della derivazione, per cui ha tutta la linearità che ha la derivata. Se la mia funzione integrante è un multiplo di una funzione, se integro k f di x, è la stessa cosa che fare il multiplo della primitiva di f di x, cioè tutte le costanti posso portarle fuori dal segno di integrazione, così come facevamo con le derivate. E inoltre è abbastanza semplice vedere che la primitiva di una somma di funzioni è la somma delle primitive. L'integrale indefinito della somma di funzioni è la somma degli integrali indefiniti di ciascuno dei due elementi. Ovviamente vale anche per le differenze. Quindi l'integrale indefinito è un operatore lineare. Qualunque agente che operi su funzioni che abbia queste proprietà dice che è lineare. Si comporta come la derivata. Ok? Esempio. Supponiamo che dovrei integrare 5x alla terza. Allora, il 5, essendo un fattore costante, posso portarlo fuori dal segno di integrazione e l'integrale indefinito di 5x alla terza di x è uguale a 5 volte l'integrale indefinito di x alla terza di x. Questo
l'abbiamo appena vista, utilizzo la regola di integrazione della potenza e ottengo 1 su n più 1, n è 3, per x alla n più 1 più la costante famosa. Quindi 5 quarti x alla quarta più una qualsiasi costante. La definitiva di 5 x alla terza è 5 quarti x alla quarta. Okay. L'esercizio sperando di integrare x alla seconda per x più 5, una forma primitiva della funzione x alla seconda meno x più 5. Beh, qui uso le proprietà di linearità dell'integrazione, quindi la primitiva di x alla seconda meno x più 5 sarà la primitiva di x alla seconda meno 2 volte la primitiva di x più 5 volte la primitiva di 1. Tutte le funzioni che abbiamo già visto sono tutte potenze, la primitiva di x alla seconda è un terzo x alla terza, la primitiva di x è un mezzo x alla seconda che col 2 semplifica rimane meno x alla seconda e poi 5 volte x più la costante. Ok? Prego. Beh, si utilizza, vediamo se riesco a tornare indietro. Ecco, utilizzi questa proprietà, cioè tutte e due in realtà. Se hai una funzione f di x nota, cui integrante è nota, e la moltiplichi per una costante, questa costante puoi portarla fuori l'integrazione, cioè fai prima la primitiva di f di x e poi subito la moltiplichi per il tuo capo. Inoltre, se devi trovare la primitiva di una somma di funzioni, trovi prima la primitiva di f di x, poi di 3dc e le sommi. E quindi la somma e l'integrazione sono operazioni che commutano, puoi farle in qualsiasi ordine. E qui applichi proprio quella proprietà lì. Hai una somma di tre funzioni da integrare, quindi integra la prima, la seconda e la terza. E poi le metti insieme. Qui il 2 puoi portarlo fuori, il meno 2 in realtà, quindi questa è una standard, come abbiamo visto, un terzo x alla terza, la primitiva di x, è un mezzo x alla seconda, l'un mezzo si semplifica col 2, ma il meno rimane, quindi rimane meno x alla seconda. E poi 5 per la primitiva di 1, 5 per x, e poi più una costante, questo basta che figuri una volta sola, non serve metterla tre volte. Tutto chiaro? Adesso devo integrare radice di x, ora dice subito di x. Beh, la prima è dello stesso tipo delle altre, no? Se devo integrare x alla terza più fatto x alla seconda meno 2, faccio la primitiva di x alla terza, la primitiva di 4x alla seconda e quella di meno 2. Proviamo. Ok. Non mi ricordo il testo di esercizio, forse vedo da qualche parte. X alla terza. X alla terza più 4x meno 2. X alla seconda. X alla terza. Più 4x, no, più 4x alla seconda meno 2. Quindi questo è x alla terza di x più 4x alla seconda di x meno 2, cioè come se ci fosse. La primitiva di x alla terza è una potenza, quindi viene 1 quarto x alla quarta. Prendo l'esponente, lo aumento di 1, lo metto al denominatore e l'esponente della potenza integrata è di un'unità maggiore di questa. 1 su n più 1 per x alla n più 1. Poi più il 4 lo porto fuori per integrare. Qui stesso discorso, integrale di x alla seconda è 1 fratto n più 1, quindi viene un terzo.
x alla n più 1, x alla terza. Poi ho meno 2 per la primitiva di 1 che è x, quindi meno 2x più la nostra costante. Quindi in totale un quarto x alla quarta più 4 terzi x alla terza meno 2x. Questo è integrale indefinito. Poi c'è la radice di x. Di x posso pensare come x alla 1 metro. Quindi uso questa regola. Quindi la integrale viene 1 fratto 1 mezzo più 1 per x alla 1 mezzo più 1, cioè 2 terzi per x alla 3 mezzi, ovvero più 5, cioè 2 terzi radice quadrata di x al cubo. Provate a derivare 2 terzi radice quadrata di x al cubo, ovviamente radice di x. Radice cubica di x. Questo è di un modo analogo, la radice cubica è x alla 1 terza. Quindi 1 su 1 terzo più 1 per x alla 1 terzo più 1, 5. Quindi viene 3 quarti x alla 4 terzi. Quindi 3 quarti radice cubica di x alla 4. Radice cubica di x alla 4 posso anche scriverlo volendo come x radice cubica di x. Posso portare fuori un x alla terza. Possiamo anche generalizzare radice ennesima di x con n qualsiasi, 2 incluso, e questo lo penso come x alla 1 su n, l'integrale infinito è 1, 1 su n più 1, x alla 1 su n più 1, cioè n fratto n più 1, n più 1 fratto n, cioè n fratto n più 1 per radice ennesima di x alla n più 1 più c, cioè n fratto n più 1 x radice ennesima di x. Allora, da se n è pari, qui andrebbe un valore assoluto, le mie disparità. Per
ancora un paio di diapositive. Allora, devo tornare all'inizio. La regola di derivazione della potenza, si ha una potenza di una funzione. La regola era n per f di x, che è la base della potenza alla n meno 1, per f' di x, che in realtà è un'applicazione della derivazione di funzioni composte, ma non fa niente. Quindi se ho questa parte, cioè se ho la potenza di una funzione, alla n meno 1, per f' di x, questo posso intenderlo come 1 fratto n per la derivata di f di x alla n. Giusto? Parte divido per n è uguale a 1 su n per questa. Se conosco questo numero, questo rispetto a questo esponente quant'è? È di una unità maggiore. Questo denominatore è questo aumentato di 1, idem questo. Di conseguenza posso riscrivere questa relazione dicendo che se ho una potenza di x alla alfa per la derivata della base, questo posso pensare come 1 su alfa più 1 per la derivata di f di x alla alfa, con alfa ovviamente diverso da meno 1. Quindi tutte le volte che devo integrare una funzione di questo tipo, dove sia presente una potenza per la derivata della base, una sua primitiva è 1 su alfa più 1 per f di x alfa c. L'integranda a questa forma è una potenza di f di x, che è la base, per la derivata della base, allora la sua primitiva è 1 su l'esponente aumentato di 1 per l'esponente della, anche qua va più 1, sbagliato, più c. Ok? Va più 1. Sì, sì, certo. Quindi l'esercizio. Perché anche qui suppo, sì, qui c'è più uno qua, scusate. Questa, no? Anche qui c'è un numero più grande di uno di qui. Ok, facciamo questo esercizio.
la seconda più 1 per 2x. Si potremmo dire avere la sottrazione. Allora la confrontiamo con f di x all'altra per f prima di x, e vediamo se è di questo tipo. Nel nostro caso avremo che la potenza qui è 1, alfa vale 1, la base f di x vale x alla seconda più 1 e la sua derivata è 2x, che è proprio quello che ci serve. L'esponente 1, la base è proprio x alla seconda più 1 e la derivata è proprio 2x. Quindi riscrivo la regola di prima. Nella pagina la riscrivo. Abbiamo che f di x alfa f primo di x 1 su alfa più 1 f di x alfa più 1 più c. Nel nostro caso x è la seconda di 1 per 2x, alfa è 1 quindi viene un mezzo, la base x è la seconda più 1 alla 1 più 1 che fa 2, ottengo un mezzo x alla seconda più x alla quarta, x alla seconda più un mezzo più c. Sviluppo il quadrato e moltiplico per un mezzo. Oppure posso lasciarlo così. Per integrare questa funzione potevo anche agire in questo modo. Poteva fare il prodotto x alla terza più 2x okay. E veniva la primitiva di 2x alla terza è 2 quarti x alla quarta, la primitiva di 2x è 2 mezzi x alla seconda, vedete è una funzione dello stesso tipo, perché l'un mezzo potete metterlo dentro c, ci mette un mezzo x alla quarta più x alla seconda. Devo fare tutti i due modi, la prossima esempio che invece non si può se non utilizzare questo. Supponiamo di dover integrare questa funzione la seconda fratto x alla terza più 5 tutta la seconda. Quindi non posso fare il rapporto. Okay.
l'eliminatore è quello di sesto grado. Devo necessariamente utilizzare la forma che abbiamo prima visto. Attenzione, non è automatico che questa sia utilizzabile, è necessario che ci sia questo fattore. Se non c'è f' questa regola non posso usarla. Siamo fattore integrante. E quindi è sufficiente scrivere il denominatore come x alla terza più 5 alla meno 2. Quindi ho x alla terza più 5 alla meno 2 per 3x alla seconda. 3x alla seconda è proprio la derivata di x alla terza più 5. Quindi alfa in questo caso vale meno 2. F di x è x alla terza più 5, d'accordo? E f' è 3x alla seconda. Quindi lo scrivo in un'altra pagina. Uno su alfa più 1, quindi meno 2 più 1, per la base x alla terza più 5 alla alfa più 1, meno 2 più 1, quindi viene meno x alla terza più 5 alla meno 1, quindi meno 1 fratto x alla terza più 5. Rifate gli esempi che avevamo visto prima e provate a trovare la primitiva di questo.